tutti alla conferenza stampa di Sul Più Bello, evento speciale qui ad Alice nella città. Inizio presentando cast, registi e attori e produttori di questo film. Inizio da Roberto Proia, autore del soggetto, sceneggiatore e produttore per i World Pictures, Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, protagonisti, Alice Filippi, la regista. E in prima fila, comunque attorno a noi, forse li potete vedere, forse no, Michela Straniero, co-sceneggiatrice, Eleonora Gaggero, nel cast e in più autrice del libro tratto dal film, Alfa, che è attore e autore delle musiche e del pezzo principale che è anche il titolo del film, e gli attori Gaia Masciale e Josef Dura. Quindi benvenuti. Allora, io inizierei citando il film, perché c'è una frase che spiega un po' veramente l'anima. Li avete visti tutti quei film in cui l'eroina ha una malattia terminale, ma nonostante la chemio, i respiratori e una gnocca spaziale, infatti si fidanza con il più figo della scuola. Ecco, non è il mio film. Il succo è che siamo in presenza di una dramedy, c'è la commedia, c'è l'intrattenimento e c'è il dramma. Si piange, si ride e questo è anche un po' il filone, Roberto, che è poco italiano, ma che adesso avete introdotto anche sul mercato italiano, di quelli che noi chiamiamo in gergo i sick lit film, quelli che hanno un po' anche a che fare con la malattia, e niente, l'avete portato con il suo più bello e siamo tutti un po' commossi. Come inizia tutto questo? Allora, buongiorno a tutti. Il film inizia, cioè nasce perché da un'analisi molto, molto facile anche da fare, infatti mi meraviglia che nessuno l'abbia fatta prima, ovvero che questo tipo di film, cioè il teen dramedy, che appunto è una crasi tra drama e comedy, italiano non veniva fatto. Era stato fatto per Bianca come il latte e rossa come il sangue anni e anni fa, poi non è stato replicato, quel film ebbe anche successo, però dall'estero ci arrivavano prodotti tipo Colpa delle stelle, Io prima di te, A un metro da te, eccetera eccetera, tutti quanti andavano molto bene, quindi non capivamo perché non ci fosse sul mercato un film italiano che appunto parlasse di questi temi. Da distributore Eagle Pictures ha sempre cercato questo tipo di film e quindi a un certo punto ha deciso di realizzarne uno. Quindi nasce così questa cosa. Dopodiché abbiamo pensato che però non volessimo soltanto dare dell'intrattenimento ai ragazzi, quindi farli ridere tanto, piangere poi tantissimo, eccetera, ma volessimo anche dare un messaggio all'interno. Quindi la cosa più che era il fil rouge di tutti questi film era che comunque la persona era malata, però era un figo della Madonna, una figa pazzesca. Invece in questo caso è una ragazza normale. È una ragazza normale che decide di che dalla vita non ha avuto tantissimo, ma decide di non pensare a ciò che dalla vita non ha avuto, ma prendere ciò che ha avuto e utilizzarlo al meglio per poi ottenere quello che vuole. E così è nata Marta. E attorno a Marta è nato tutto il resto del film. Io darei la parola innanzitutto ad Alice per appunto introdurre uno dei temi del film, che poi è anche una grande riflessione sul pregiudizio, come ecco, veramente l'abito di Michel Monaco e spesso come ci vedono gli altri, ci si attacca addosso e non riusciamo a liberarcene. E in più, ecco, qual era la vostra idea di Marta? I personaggi di questa storia sono tridimensionali, perché sono personaggi che hanno sia le loro forze ma anche le loro fragilità. Lei non è solamente la Marta che si ritiene bruttina, ma bruttina per la società, per quelli che sono i canoni di bellezza, ma è anche hai tante cose Marta, anche lei fa degli errori, anche lei sbaglia con Arturo perché è anche superficiale lei, perché si innamora di un ragazzo perché è bello, quindi non va in profondo. E Arturo, anche lui sembra un personaggio forte, sicuro di sé, in realtà dentro di sé ha tanta fragilità. E come anche tutti gli altri personaggi, sono personaggi tridimensionali. Scusa, l'altra domanda? Ecco,
come voleva, come avete cercato e trovato Ludovica, come doveva essere la vostra amata? Guarda, io mi ricordo quando abbiamo cominciato il casting e stavamo cercando questa ragazza che doveva essere molto ironica, cioè ci dovevamo credere a questa ragazza che doveva fare innamorare il più bello, ma per il suo grande carattere, doveva essere una trasformista, essere, sentirsi bruttina ma diventare fantastica. Io mi ricordo, stavamo facendo i provini, entra questa ragazza e la vedo entrare, stava cercando, dice no scusate ho dimenticato la felpa, e ci ha cominciato ad aprire questa borsa piena di cose e io mi giro guardando Stefano Rabbonini, il nostro casting, e dico ma lei è Marta? Lei è Marta? E quindi mi sono subito innamorata di lei, poi ha fatto un ottimo provino, l'abbiamo portata nei Cosec e ha confermato questa sua, questo suo dono, perché lei ha subito espresso questa grande spigliatezza, era molto, molto vera e ci è piaciuta subito. Io sui personaggi volevo dire un'altra paio di cose, se potrò. Quello che io e Michela Straniero, che è la co-sceneggiatrice, abbiamo voluto fare quando abbiamo scritto era non avere dei personaggi tutti positivi o tutti negativi, cioè non esiste in questo film un personaggio buono come non esiste un personaggio cattivo, quindi Marta e in questo caso anche Ludovica sa essere una grande stronza, nel senso comunque si prende delle libertà che non si dovrebbe prendere nel caso del personaggio, perché comunque usa la malattia come se fosse un suo complice. Il personaggio della cattiva in questo caso dovrebbe essere Beatrice, ovvero Nora Gaggero. Scopriamo che invece cattiva non è lo stesso Arturo, non è quello che noi pensiamo. Quindi di nuovo giochiamo col fatto che nessun personaggio positivo, nessun personaggio negativo, così come nella vita, nessuno è tutto buono o tutto cattivo. Ludovica, come sei diventata Marta? Sei d'accordo? Eri Marta? Marta mi ha fatto un regalo, perché ho imparato tantissimo da lei. Mi ha insegnato ad essere determinata. Già lo ero io di mio, però lei mi ha mostrato un'altra grinta, un modo di essere davanti agli ostacoli, alle sue insicurezze, che mi ha fatto vedere il mondo sotto un altro punto di vista, il suo punto di vista. E lei è malata, ha una malattia terminale, ma facendo degli incontri con una pneumologa ho capito che era la routine, qualcosa con cui sono nati, quindi la sua realtà, la sua normalità, e quindi non lo vedeva come un limite, come in realtà un ostacolo che doveva affrontare a testa alta e doveva superare. Quindi è stato molto intenso approcciarmi a questo personaggio. Giuseppe, il tuo personaggio Alice nelle note di regia lo definisce ad un certo punto inizialmente monocromatico. Questo film è pieno di colori, colori di Marta. In questo siete l'opposto. Quello che diceva Ludovica, che gli ha insegnato Marta, è un po' quello che impara anche il tuo personaggio. Ecco, come ti sei avvicinato? Sì, ognuno combatte le sue battaglie, questa è una cosa importante. In questo film si cercano di superare degli stereotipi, ad esempio quello che una vita caratterizzata da una ricchezza o comunque da anche un'estetica di un certo tipo possa necessariamente essere una vita felice. In realtà un'altra tematica importante è quella della famiglia, che viene trattata in questo film nel modo giusto, perché non è sempre semplice affrontare se stessi in relazione alla famiglia che uno ha. Il personaggio di Arturo vive questa problematica e grazie a Marta riesce ad affrontarla e a riconoscersi per la prima volta probabilmente, quindi anche lui ha le sue battaglie e insieme le battaglie sono più facili da affrontare. Possiamo fare domande? Arrivo a... volevo un attimo collegarmi però un secondo sul tema della famiglia, perché e coinvolgere Gaia e Josef, perché... E, scusatemi,
la miopia, insomma, perché un tema portante di questo film è anche l'amicizia, ma qua questi amici sono una famiglia, quindi ecco, volevo capire se siete d'accordo e l'avete vissuta così. Sì, ho fatto prima. Non avevamo dubbi, Gaia. Non so se si vede su, diciamo, su My Movies questa, però c'è una gara. Io ho avuto la fortuna di incontrare Ludovica al primo provino, era il primo provino per entrambe, e subito mi sono legata a lei. Ho proprio sentito nei suoi confronti un senso di protezione, come se io la dovessi proteggere da tutto. E poi ho incontrato Josef e tra di noi la cosa bella è che si è subito instaurato un legame vero, autentico. E siamo diventati degli amici, ma anche una famiglia, perché ci sosteniamo sempre, che questo è il senso della famiglia, no? Sostenersi nei momenti di difficoltà. E noi ci abbiamo provato con Ludovica, con Marta, insomma. Poi sicuramente lei invece ci ha insegnato tanto, perché noi eravamo sempre quelli con i piedi un po' più per terra e lei invece ci portava sempre molto in aria, perché col suo fare molto così leggero. Però sì, credo che questo si veda molto, nel senso che il nostro legame viene abbastanza delineato bene. Interessanti anche i colori, non so se avete notato, ognuno ha il colore, okay. E non ci mettiamo d'accordo, ma siamo così. Noi tre praticamente siamo stati creati da Sul più bello, perché nel momento in cui ci siamo visti per la prima volta, è vero, c'era proprio quell'energia giusta lì, ed è da lì che inizia a funzionare il film, da quando tu azzecchi il cast, perché ne basta uno fuori posto e già tutto stona. Invece qui non ci sono state stonature, perché tutti noi siamo stati giusti, e io quando ho conosciuto loro due la prima sera, io non li ho conosciuti i provini, li ho conosciuti dopo, è diventato tutto subito amore. Poi non ho potuto, ma noi siamo gli angeli custodi di Ludovica, lo eravamo sul set, lo eravamo anche fuori dal set, però è stata un'esperienza veramente di lavoro e di famiglia, diciamo, insieme. Volevo intanto invece coinvolgere Eleonora, perché appunto hai una doppia veste. Innanzitutto rappresenti, come diceva Alice, il concetto che appunto nessuno è come sembra, dovresti essere la cattiva, invece diventi anche un'amica e un'alleata, senza fare troppi spoiler. E in più appunto volevo capire anche la decisione e il tuo lavoro sull'adattare il film in un libro. Allora, intanto sì, il bello del mio personaggio è appunto che secondo me al primo approccio può sembrare che è una vita perfetta, un po' come quella di Arturo, perché sono stati fatti a stampino dai genitori, cioè lei era quella che va a sposare l'uomo ricco, bello, perché diciamo era la sua altezza. E secondo me Marta l'ha anche un po' salvata a lei, perché le ha fatto capire che non doveva per forza accontentarsi, perché lei era secondo me veramente innamorata di Arturo e l'ha capito grazie a lei, perciò è stata anche la sua salvatrice, deve tanto, e poi si capisce anche alla fine del film, e secondo me anche per quello che poi andava a parlarla ad aiutarla. E riguardo all'adattamento, devo dire che ho cercato di dare ovviamente anche del mio, ci sono personaggi che comunque magari in un film non puoi raccontare del tutto perché sei a minutaggio e sennò per un film di 5 ore e mezza non si può, e ho cercato di appunto ampliare dei personaggi come ad esempio anche Vittorio, che mi è piaciuto tanto e è una parte diciamo principale nel libro. Non è stato facile, anche perché ho la maturità allo stesso tempo, quindi è stata una sfida, però insomma mi sono davvero divertita. Vorrei invece coinvolgere Alfa e fare una domanda a Marzulliana. È venuto prima il coinvolgimento sul musicale e poi la tua piccola parte nel film, o al contrario? Per fortuna il musicale. No, in realtà mi sono lanciato in questo cameo e insomma, tra l'altro io non l'ho voluto ancora vedere, lo voglio vedere su un grande schermo per avere quell'emozione lì. Però chi l'ha visto mi ha detto
tranquillo, sei andato bene. L'importante è quello. Comunque per me è stato un onore realizzare la colonna sonora di questo film, è sempre stato un mio sogno nel cassetto, ma molto in là nel cassetto, non pensavo di avverarlo a 20 anni. Tanto un giornalista mi ha detto che anche Claudio Baglioni a 20 anni aveva fatto la stessa cosa, aveva realizzato a 20 anni la colonna sonora di un film, e lì mi sono un po' tremate le gambe. E insomma, da oggi anche attore, vediamo un po' il mio futuro. Vediamo, quindi io appunto a rincontrarti in questa veste. Michela, una domanda che non avevo fatto a Roberto. Come si trova, appunto abbiamo parlato di dramedy, quindi commedia e dramma, come si trova l'equilibrio giusto e come siete arrivati poi a decidere di introdurre questo tipo di malattia e come avete fatto ricerca? La più difficile, diciamo, l'equilibrio tra commedia e dramma forse è stata la cosa più difficile da trovare, un po' perché forse anche per inizialmente tendevamo molto verso la commedia e anche forse per proteggersi, come si protegge Marta dalla tragedia con l'ironia, no? E quindi diciamo che è stato un percorso anche proprio di stratificazione, di revisioni per arrivare all'equilibrio che poi c'è nel film e nei suoi personaggi. E molto nasce anche appunto dalla ricerca che abbiamo fatto poi sul tipo di patologia di Marta. Noi quando siamo andate a fare i sopralluoghi a Torino la prima volta per cercare proprio i luoghi del film, i personaggi del film, abbiamo chiesto proprio a un medico dell'ospedale che abbiamo visitato, ma secondo lei qual è una patologia che può essere adatta per il nostro personaggio, e lui che era un medico un po' anziano ci ha detto la mucoviscidosi. E non l'avevamo mai sentita, però ci sembrava proprio il termine adatto per il tipo di, e poi la fibrosi cistica, però il medico la chiamava ancora con il primo nome che è stato dato in Italia a questa patologia, e questo ci è piaciuto molto perché ci dava anche l'idea della battuta di Marta di dire ho anche una malattia che ha un nome che fa schifo, cioè la mucoviscidosi o la muco, e quindi questo ci sembrava connesse la tragedia invece alla comicità. Approfitto di questa nota di Michela per dire due cose. La prima è che la dottoressa Bignamini del Policlinico di Torino ha fatto una consulenza spettacolare al film, è stata bravissima, ci ha spiegato, ha letto la sceneggiatura e noi eravamo terrorizzati perché pensavamo che ci massacrasse. In realtà ha fatto le correzioni molto importanti, la più importante di tutte ha poi impattato su Ludovica, perché noi avevamo scritto un personaggio per essere cicciottella, ci piaceva l'idea di una ragazza cicciottella. Le persone purtroppo affette da mucoviscidosi hanno proprio quel problema, non riescono a prendere peso. Quindi la ricerca del casting si è orientata verso ragazze estremamente magre, e quindi in fatalità insomma andata, diciamo, buon per Ludovica, insomma. Allora, apro le domande, sapete. Manuela. Allora, parlo così. Come ditemi se prendete voi. Mi sentite? Buongiorno, Emanuela. Emanuela Castellini, Quotidiani del Nord, Radio Rai. Allora, io ho visto il film e devo dire che mi è piaciuto, per cui complimenti. E volevo chiedere a Ludovica, ti chiedo scusa, non ho avuto il tempo di prepararmi, cioè, ho solo visto il film e mi ha dato delle emozioni. Se è la prima volta, se questa tua naturalezza, questa tua spontaneità, questo tempo che è iniziato nel film, anche in campo, in regia, fa parte di te, cioè se ti sei fatto una scuola, se ti sei continuare, e se l'hai visto Il favoloso mondo di Adesso o Il bacio di Marco Troneus. Io volevo diventare attrice a 3 anni. A 3 anni, quando chiedevano ai bimbi cosa volessero fare, c'era l'astronauta e io volevo fare l'attrice. E con il tempo ho cercato di capire cosa fosse, perché a 3 anni non lo sapevo, e alla fine questa è stata la mia prima esperienza. Il mio percorso mi ha portato a studiare a Roma, ho frequentato vari corsi, stage, e fino a che non ho avuto il provino per Sul più bello, che doveva essere anche il mio ultimo provino, perché dopo anni per cercare di realizzare questo sogno alla fine avevo detto basta.
e ad un anno da quella decisione adesso esce il film, quindi per me è stata davvero una grandissima emozione. Essere presa quando ho realizzato un po' mi terrorizzava, perché si sogna cosa possa accadere, ma poi nel momento in cui arriva non sai com'è realmente, e ho avuto la fortuna di essere supportata da tutti quanti che mi hanno davvero abbracciata e accompagnata in questo percorso. Senza di loro sarebbe stato davvero difficile. Ecco. I film li hai per caso visti o te li ha fatti vedere la regista, quelli che ho citato prima? Amélie l'avevo già visto, l'ho ripreso per il film, e, però è stato un trovare Amélie. Inizialmente non eravamo partiti precisi, ok, questo film è Amélie. No, l'abbiamo trovata mentre costruivamo il personaggio, mentre lo realizzavamo. Grazie. C'è la Francesca, Pierleoni. Ciao. Non riesco a vedere. Siamo tutte dietro. Mi allungo. No, vicino. Buongiorno, Francesca Pierleoni dell'ANSA, volevo chiedere a Alice Filippi proprio la scelta del cast. Secondo me è una delle forze del film, perché contrariamente a quanto si fa spesso in Italia anche nelle commedie con ragazzi, cioè che si punta su volti un po' conosciuti, magari lanciati dalla televisione, invece qui c'è grande coraggio, e quindi anche il trio dei protagonisti, Giuseppe Maggi, che è bravissimo, però voglio dire, avere come protagonisti tre volti nuovi per un'opera prima non era facile. Non era facile, però insomma la Igola ha anche puntato su di me, che sono la mia prima esperienza, perché io non mi hanno dato fiducia, e quindi bisogna dare fiducia ai ragazzi giovani, perché da qualche parte devono partire. E secondo me dove noi siamo partiti era chi erano i nostri personaggi, Jacopo, Federica e Marta. Cioè abbiamo proprio focalizzato come ce l'eravamo immaginati, ci eravamo fatti dei mood su come potevano sembrare, e dovevano, secondo me era molto importante il gruppo. Infatti quando abbiamo fatto i provini li abbiamo messi insieme proprio per vedere dove era la forza del gruppo. E sono molto molto contenta, e come ha detto prima Gaia, al primo provino quando è uscita Ludovica c'era anche Gaia, e quando le ho viste insieme ho detto aspetta un attimo, proviamo già a metterle insieme, quindi già dal primo provino ho loro due insieme per vedere come potevano funzionare nel film, e poi insomma ha portato bene. Io su questo volevo aggiungere un paio di robe. È vero, Alice ha la sua prima opera prima, quindi abbiamo lanciato una regista. Abbiamo tre protagonisti del film che sono la loro opera prima, loro. Andrea anche, comunque, è la sua prima volta che fa una colonna sonora, e su Andrea volevo dire una cosa, che Andrea sarebbe altro in tutto questo. Però appunto Andrea faceva parte di una rosa di 5 nominativi che il consulente di musica Luca De Gennaro ci aveva sottoposto. Lui era quello che, diciamo, per noi più grandi era quello meno noto, mettiamola così, e appena abbiamo sentito il pezzo non abbiamo avuto la minima esitazione. Cioè, quindi invece di, cioè, per questo film ci siamo un po' fregati di cosa il mercato aveva già dimostrato in termini di popolarità, eccetera, e siamo andati invece sulla persona giusta al posto giusto. La seconda cosa che volevo dire invece sui giovani, mi piace raccontare questo aneddoto perché a me fa strano. Allora, io diciamo di lavoro vero, faccio il distributore e il produttore. Come distributore è 20 anni che lo faccio, quindi insomma di campagne di marketing ne ho fatte a bizzeffe. Quando abbiamo scattato il poster del film, Eleonora, alla fine dello scatto del poster, Eleonora Gaggero, 18 anni, è venuta da me e ha detto: Robby, secondo me non funziona. Quindi teoricamente il mondo ti crolla addosso, dice: ah, figura, che ne sai tu che hai 18 anni? Non funziona per questo e questo motivo. Io tempo 5 minuti ho detto: benissimo, buttiamo tutto, rifacciamo il poster secondo quello che diceva Eleonora. Questa dimostrazione, e funziona. A questa dimostrazione che i ragazzi vanno ascoltati secondo me molto di più. Ciao, Giulia Bianconi del Tempo. Volevo chiedere ad Alice, allora questa è l'opera prima di finzione, perché in realtà tu hai fatto un docufilm che è molto privato, poi molto personale,
Allora, qui c'è un passaggio appunto nella finzione. Volevo chiederti che sfida è stata per te fare un film come questo, e visto che sei ciom allieva di Carlo Verdone, hai avuto, ecco, se ti porti dietro un insegnamento che ti ha dato Verdone nella tua poi esperienza da regista. Grazie. Sì, questa è stata una grande sfida, perché il documentario c'erano delle parti di finzione, ma erano ovviamente diverse che affrontare una storia che non avevo scritto io. Invece quella era una storia familiare, che ho cercato di distanziarmi dalla storia, invece poi ho dovuto entrare in questa storia. È stato molto bello lavorare con gli attori, mi piace molto il lavoro con gli attori, lavorare sui personaggi e trovarli insieme, i personaggi, secondo me. E qua mi aggancio anche alla tua seconda domanda, cosa ho imparato da Verdone? È proprio il lavorare con gli attori, perché gli attori, io posso dare una direzione, ma loro sono i personaggi, quindi è giusto ascoltarli, portarli nella giusta direzione, ma è un lavoro che si fa insieme, in squadra, perché il cinema è un lavoro di squadra, si fa tutti insieme, il regista deve non far perdere la rotta, però è un grandissimo lavoro di squadra. Abbiamo avuto una grande squadra per questo film. Buongiorno, sono Maurizio Misino di Reti Solidali. Vi volevo fare al regista e sceneggiatori tre punti di riflessione. Uno, la malattia è tutto un discorso di ribaltamento, viene raccontata in modo diverso da altri film, e quindi volevo capire come avete riflettuto su questo. Il secondo è il body shaming, o comunque un discorso un po' sull'inadeguatezza, sul pregiudizio, che è un tema attuale oggi, ma il cinema italiano in generale comunque si tratta poco, invece secondo me è molto importante, quindi pregiudizio e body shaming. E l'ultima cosa molto importante, sempre per il discorso attuale, è il personaggio femminile viene visto in modo diverso. Abbiamo visto centinaia di film americani in cui c'è il nerd, che è il tipo non bello ma interessante, che conquista la bella di turno. Qui invece c'è una ragazza, una donna, che è intraprendente e prende in mano le redini del gioco, una cosa che secondo me si vede pochissimo, non solo in Italia ma in tutti i film. Quindi su questi tre punti volevo delle riflessioni da regista e sceneggiatore, da chi mi vuole rispondere. Grazie. Sicuramente il tema Marta ha spronato tutto, perché il tema della sua positività, della sua grinta, hanno fatto sì che anche trattare la malattia di conseguenza sia un trattare con un tono completamente diverso. Quindi la malattia fa parte della sua vita, perché lei è nata con questa patologia, quindi non si è ammalata nel corso degli anni, quindi per lei tra virgolette quasi la normalità, perché ci deve convivere dalla nascita. E quindi questo ci ha anche permesso di poter far sì che lei ci potesse anche fare dell'ironia e cercare di combatterla con la sua positività. E i pregiudizi, ecco, se viviamo in una società in cui i social ci dettano un po' le regole, quindi tutto è un po' standard, credo che anche i ragazzi si trovino davanti a dei modelli che vogliono seguire, a cui vogliono assomigliare perdendo la propria identità. E invece secondo me Marta ci insegna che non bisogna mai perdere la propria identità, ma ritrovare se stessi, come ha fatto Arturo, che lui era senza identità forse, e l'ha ritrovata grazie a Marta, perché quando si è se stessi si può superare ogni limite, come Marta, e si può, perché bisogna credere ai propri sogni, ognuno di noi ha i propri sogni, e non possiamo farci carico dei sogni degli altri o vivere la vita degli altri. È difficile, devo dire che nella nostra società è difficile, ma Marta ce lo insegna. Poi sul body shaming, in realtà in questo film c'è anche il body shaming al contrario, sì. Nel senso che comunque noi abbiamo Arturo che viene giudicato per l'aspetto fisico, nel senso negativo anche quello, nel senso comunque non è detto, fino adesso si è sempre parlato del body shaming verso persone non attraenti, ma c'è un body shaming anche al contrario, quindi noi, anche il pubblico, si fa un'idea. Il personaggio di Arturo secondo me è l'arco narrativo più bello, perché trova una trasformazione a 180 gradi.
e tutti noi tendiamo a pensare che soltanto perché una lui debba essere in quel modo. Poi apri il vaso di Pandora e c'è un mondo dentro che scopri man mano che vedi il film. E le tappe che Arturo segue sono tappe di liberazione molto, molto belle. Cioè, secondo me, come è venuto il film, è che è veramente tutto sfumato, non è tutto bianco, tutto nero. E ripeto, il personaggio secondo me che ha un maggiore arco è proprio questo, perché ed è anche più originale se ci pensi, perché comunque è una cosa che ti aspetti meno, ecco. Giuseppe, vuoi aggiungere qualcosa? Cioè, ripeto, guarda. Non mi puoi usarlo con me così, senza che penso di sia un tutto. No, io sono d'accordo, nel senso che, come dicevo prima, ognuno affronta le sue battaglie. In questo caso il pregiudizio è gigantesco. È innegabile che molto spesso, diciamo, accade questo, accade che ci sarà un motivo per cui la bellezza viene generalmente definita e associata a un concetto di stupidità. Quindi è innegabile che nella società ci siano degli esempi di questo tipo. Però il problema è il punto di partenza. Se noi azzerassimo il pregiudizio al punto di partenza, magari poi con più naturalezza e curiosità potremmo anche permetterci di conoscere le persone per quello che sono realmente. C'era ancora una domanda? Due domande in realtà. Una per Dice Filippi, perché il film ha ripreso, è stato uno dei primi a tornare sul set, credo, dopo la pandemia, quindi ritrovarsi a fare un'opera prima e a vivere anche questo trauma della sospensione delle riprese, tornare sul set, volevo sapere com'era stata come esperienza. E poi volevo chiedere a Proia, visto che appunto è distributore, il film va in sala e in questo momento, diciamo, Disney Plus ha appena distribuito Nuvole, che invece era un altro film, un'altra teen dramedy sempre sulla malattia che gli americani hanno scelto di far uscire sulla piattaforma. Avete mai pensato a un debutto sulla piattaforma dove poi c'è un pubblico molto vicino a questo tipo di storie, oppure la sala comunque resta primaria e deve essere così? Grazie. Diciamo che questo 2020 è cominciato col botto per me, perché dopo la bella notizia di quest'opera prima, mio marito ha avuto un brutto incidente. Beh, tutto bene adesso, però ho passato momenti veramente molto complicati all'inizio dell'anno. Poi c'è stata la pandemia e quindi insomma un po' una scorsa ad ostacoli. Se vogliamo vedere il lato positivo, come farebbe Marta, il lato positivo che ci ha dato il tempo di studiare meglio i personaggi e anche a noi che eravamo esordienti di metabolizzare questa emozione e di arrivare molto più carichi sul set. Durante il periodo di stop abbiamo lavorato molto sulle musiche, abbiamo incontrato Andrea e quindi abbiamo continuato, non ci siamo mai fermati, abbiamo montato il teaser che è uscito subito, esatto, e abbiamo anche addirittura fatto i titoli di testa del film, che poi più o meno sono rimasti quelli, perché in soli 2 giorni abbiamo girato un sacco di cose. Perché noi abbiamo girato 1 giorno e mezzo e poi c'è stato il lockdown, 1 giorno e mezzo su 33, quindi esatto, e devo dire che in tutti questi mesi anche la produzione è sempre stata molto fiduciosa e ci ha tenuti tutti belli carichi dicendoci guardate che ripartiremo, state pronti, e questa è stata un'iniezione di grande fiducia, dire no, non abbiamo perso tutto quello che abbiamo fatto. E infatti la cosa bellissima è stata ritornare sul set con non solo noi ma tutta la troupe, una grande voglia di lavorare, di stare insieme e di fare un bel lavoro, quindi era come cominciare un secondo film molto carichi e già rodati, quindi siamo partiti veramente alla carica. Allora, rispondo sulla distribuzione. La tentazione di andare in piattaforma naturalmente c'è, perché c'è una tale incertezza là fuori, però abbiamo fatto invece una scelta diversa, dato che principalmente siamo distributori e poi produttori. Abbiamo deciso comunque di uscire al cinema e di uscire in tante copie, uscire in 400 copie e con un budget di lancio di 900.000 euro.
Quindi parliamo di una scelta molto, molto coraggiosa, ma io credo che se tutti quanti aspettano che l'altro faccia il primo passo per dare un attimo un rilancio al mercato, qua non ci si muove più. Ed è interesse di tutti che le sale invece rimangano aperte, perché l'abbiamo visto durante il lockdown, alcuni film sono andati in piattaforma, il nostro primo film da produttori è andato in piattaforma, che è un film di nome Erasmus, doveva uscire il 19 di marzo, l'8 marzo è stato il lockdown e quindi è finito in piattaforma. Ecco, in questo caso no, le sale sono aperte, questo lo voglio dire perché molta gente ancora è convinta che non siano aperte, le sale sono aperte e da mercoledì prossimo il 400 sale ci sarà sul più bello. Ci sono altre domande? Io una, Mania. Buongiorno, buonasera, sera. Una domanda perché ci è arrivata la notizia che delle vendite internazionali più bello, qui volevamo qualche chiarimento più su questo, grazie. Allora, le vendite internazionali per la prima volta le ha prese Voltage, che sono quelli che hanno venduto After, la saga di After, e le ho sentite ieri sera e ci sono 6 remake che stanno negoziando, oltre a varie vendite di altri territori. Però chiaramente, devo dire la verità, il complimento più bello che ci hanno fatto, non voglio sembrare offensivo in dire questo, ma il complimento più bello che ci hanno fatto è che questo film non sembra italiano. Questa cosa qui ha fatto sì che il film venisse preso per la prima volta da un distributore americano, che non aveva mai preso un film in lingua italiana, è la prima volta. Quindi chiaramente è un punto d'orgoglio per noi, il fatto che il target sia lo stesso di After ci fa ovviamente piacere, il fatto che ci sia così tanto interesse per i remake significa che dall'Italia è partita una storia che interessa altri paesi. Altre domande? Avevo notato una cosa, poi nel vostro caso appunto avete iniziato un secondo e poi siete passati a girare dopo, però notavo che c'è un sentimento nel film molto post-Covid, nel senso c'è un cercare di godersi ogni momento, ogni piccola cosa, che è qualcosa che stiamo cercando di fare e riscoprendo in questo momento, quindi volevo capire se questo è qualcosa che avete acquisito trovandovi di fatto a magari a non dare più niente per scontato, neanche quello che avevate scritto che stavate per girare, oppure già c'era e poi guarda caso si trova lì a risponderci un po'. Non so chi vuole. Da attori, poi lascio la parola anche a Ludovica. Sicuramente intanto ti senti un privilegiato perché sei praticamente tra i primi che riparte, quindi già questo è importante, una fortuna che hai, non puoi non godertelo se ami questo lavoro. E poi perché la storia è una storia scritta in questo modo e quando le cose sono scritte bene, quando c'è anche una sinergia tra le persone che poi realizzano il film, ti diverti, stai bene sul set. Non ci ha fermato nulla, neanche una pandemia. Io credo che tutta questa voglia che abbiamo anche di goderci ogni istante, parlo per me e penso per gli altri che sono alla prima esperienza, sia proprio il fatto che per noi è tutto nuovo ed è meraviglioso, quindi cerchiamo di goderci ogni istante e sicuramente tutta la questione Covid ha accentuato questa voglia di godersi ogni istante, però per me personalmente c'era già prima. Io volevo aggiungere che la storia c'era già questo sentimento nella storia, però credo che aver tutti condiviso una malattia, un'incognita, un dolore, un'insicurezza che ci ha circondati sicuramente ci ha reso molto più sensibili all'argomento, perché certe volte quando uno non affronta la malattia, quando uno non va negli ospedali, poi avendola vissuta anche per quello che mi era successo prima, quando non vai negli ospedali e non vedi che può veramente succedere anche a te una cosa del genere, ti sembra tutto molto lontano, invece quando vivi e ci siamo trovati tutti a vivere nell'insicurezza, nell'incertezza, sicuramente involontariamente ci ha reso molto più profondi anche a raccontare questa storia.
Quindi io vi ringrazio, ringrazio Roberto Proia, Ludovica Francesconi, Giuseppe Maggio, Alice Filippi, Nicola Straniero, Leonora Gazzero, Alfa Gabriele Mascale, Rosa Pura, sul più bello e l'evento speciale Alice nella città e dal 21 ottobre al cinema. Grazie.